Ciao Bethesda.it, continua questa Jack London mania. Abbiamo visto tanto Jack London al cinema negli ultimi anni, lo continuiamo a vedere. L'abbiamo visto dentro la ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen, episodico e splendido film, episodico sul West, sul western e sull'oro, sui cercatori d'oro anche, me l'ha ricordato moltissimo. In un pezzo di questo Il richiamo della foresta, quel bellissimo film dei fratelli Coen che aveva Racconti dello Yukon e dei mari del sud di Jack London come base, va bene, ok. Poi abbiamo visto Un Zanna Bianca nel 2018 in animazione, non male. Poi abbiamo visto Martin Eden in concorso a Venezia, Coppa Volpi per Luca Marinelli e adesso vediamo un nuovo richiamo della foresta. Il richiamo della foresta è stato tante volte, è stato John Thornton, lo scorbutico cercatore d'oro, è stato Clark Gable, è stato Charlton Heston, è stato Rutger Hauer e adesso chi è? Harrison Ford. E questo film, questo Jack London è un po' disneyano, nel senso che Chris Sanders, il regista, viene dall'animazione e quindi c'è Buck, il cane protagonista, mezzo San Bernardo, mezzo pastore scozzese in CGI ed è un film strano perché si sente molto l'approccio Disney perché Chris Sanders è stato sceneggiatore di Aladdin, La Bella e la Bestia, Il Re Leone e poi è stato regista di Dragon Trainer, quindi è un grande dell'animazione, ha fatto i Croods. Adesso che cosa fa con questo film? Questo film è molto un Jack London, diciamo, abbastanza edulcorato e racconta la storia di questo cane, comincia un po' come Pets. Noi ridiamo molto perché Buck fa grandissimi casini nella casa di un giudice della California, è un cane viziato, quindi c'è un nuovo filone adesso al cinema del cane, dell'animale viziato che poi arriva in mezzo ad altri animali e politicamente deve interagire con chi ha avuto una nascita sociale diversa dalla sua. È una specie di Una poltrona per due di John Landis in versione animata. Stiamo vedendo Pets, Rex, un cucciolo a palazzo, Tappo, anche con questi, appunto, con questi animali viziati che possono essere gatti, cani, che poi appunto escono dal loro ambiente. E Pets di Chris Renault è, diciamo, da questo punto di vista il film, diciamo, la saga più importante, ne hanno fatti due. Comincia così questo richiamo della foresta, è live action, però Buck è tutto in CGI, sto cagnone che fa dei casini pazzeschi, il giudice non sa che fare, alla fine se lo bevono, nel senso che lo rubano di notte, ed ecco che questo cane dagli ozi, dagli aggi e dai vizi e dall'indulgenza eccessiva di questa casa della California, dove fa di tutto Buck, fa di tutto e non è proprio educabile in nessun modo, ecco che questo cagnone partirà e andrà verso il nord della California, lo Yukon, vicino all'Alaska, ed entrerà nella storia anche dei cercatori d'oro, ed entrerà nella storia anche del cane non utilizzato come un animale domestico, come era nella sua casa del giudice in California, ma un cane che deve trainare delle slitte, un cane che deve fare dei lavori, se no te menano, un cane che viene bastonato. Oh. Allora, il film di Chris Sanders ha una eccessiva, secondo me, caratterizzazione dei cattivi in una chiave un po' troppo animata, ai limiti del grottesco. Soprattutto c'è un cattivone che è interpretato da Dan Stevens che è un po' esagerato nella sua malignità, è un po' troppo appariscente ed è un po' troppo urlato come tipo di cattivo. Gli scenari non sono male, c'è un po' di, nella direzione degli attori live, c'è un po' di sensazione che effettivamente Sanders vuole farli un po' tutti pittoreschi, vuole farli un po' tutti tutti eccentrici e si vede che viene dall'animazione, si vede secondo me che ha delle difficoltà a raggiungere un tono sobrio
E il cane è abbastanza divertente, ma non quando c'è il dolore, non quando c'è l'orrore, non quando c'è lo scontro con Spitz, per esempio, che nei racconti lo pubblicò a episodi Il richiamo della foresta Jack London. Ed è veramente era bello lo scontro con Spitz perché fatto di grande ferocia, di grande violenza. Il richiamo della foresta non particolarmente duro. Perché c'è effettivamente questa idea di farlo per famiglie e voilà, e non è nemmeno acico con Richard Gere perché quello era un film da 16 milioni di dollari di budget, era un remake di un film giapponese e il senso era vedere Richard Gere che diceva "Ah, sì!" per tutto il tempo e si andava a abbracciare sto cane. Che sembrava avere anche la cresta come lui, un po' bianca. Erano tipo era un buddy movie. Stupendo, Aciko, il tuo migliore amico. È stato infatti un film ancora oggi molto ricordato del 2009. Perché pensiamo ad Aciko? Perché a un certo punto arriva la grande star nella seconda parte del film. Dopo che Buck attraversa varie avventure, c'è anche Omar Sy. Che diciamo anche lui non è che proprio sia il massimo. Che fa il postino. Non trasportiamo solo posta, trasportiamo vite. Poi a un certo punto il film trova il suo centro, secondo me, quando arriva Harrison Ford, che come sapete è un cane solitario, è un lupo solitario, e lui e Buck, l'interazione con Buck non è male, perché Harrison Ford ci dà sempre la sensazione che non voglia recitare, non voglia avere gente tra i piedi, e infatti va benissimo come cercatore d'oro, ma non è quel cercatore d'oro un po' lunatico del Tom Waits, della ballata di Buster Scruggs, che chiaramente... Se vedrete in questa seconda parte del richiamo della foresta di Chris Sanders una valle che vi ricorda moltissimo, la valle dell'episodio stupendo, stupendo di Tom Waits che cerca l'oro nel meraviglioso film a episodi dei fratelli Coen, dove c'era tanto Jack London, la ballata di Buster Scruggs, recuperatelo se non l'avete fatto. Adesso nella seconda parte il film diventa più chiaro, secondo me dovevano violentare di più London e fare tutto un film aciko con Harrison Ford e Buck, perché effettivamente l'interazione tra i due non è male, perché Harrison Ford ci dà la sensazione di non voler nessuno vicino a sé e allora un film dove c'è sto cane anche un po' invadente, ma che diventa sempre più intelligente col passare dei minuti, è sempre più adattato, non è più quel cane viziato del giudice della California, ma si adatta al freddo, alla violenza, al lavoro, all'intelligenza. Devo dire che la loro interazione non è male. Non è male. E lì mi ha ricordato molto, ecco, stanno arrivando a un punto cinematografico aciko, cioè il film dove io sento la grande star hollywoodiana e il grande cane che diventano un tutt'uno, un film che è aciko. È una formula. Aciko è proprio perfetto da questo punto di vista. Aci! Che non è l'aci che chiama Verdone in bianco, rosso e verdone, è un altro tipo di aci. E devo dire che qui, appunto, Buck e John Thornton, il John Thornton di Harrison Ford, che è stato Clark Gable, esuberante, Charlton Heston, roccioso, Rutger Hauer, tosto. Questo è, devo dire, dolce. Dolce questo Thornton fatto da Harrison Ford, perché a un certo punto l'uomo che è uscito da Guerre Stellari senza nessuna difficoltà perché non ne poteva più e ci dava questa sensazione. Invece a un certo punto io sono sempre molto attento a vedere se Harrison Ford minimamente si diverte, minimamente mi dà la sensazione che sta facendo qualcosa che non lo disgusti profondamente. Sì, a un certo punto del film alcune sue interazioni con Buck quando sta da solo che parla con Buck sono carine. Com'è il cane in CGI? Non funziona secondo me nelle scene di violenza perché non c'è troppa violenza, invece è importantissima nel richiamo della foresta. E invece funziona molto bene perché Sanders conosce l'animazione. Funziona molto bene nel momento in cui c'è un po' di affetto, c'è un po' di comicità, anche un po' di commedia. Lì devo dire che sto cane in CGI non è male. Chi c'è dietro il cane? Un uomo che di solito sta dietro le scimmie, Terry Notary, che è indimenticabile anche in un film Hard House che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, ma non il miglior film, come è successo a Parasite, si intitolava The Square, e lì Terry Notary era nei panni di se stesso e vabbè, faceva una cosa magnifica. Invece Terry Notary è uno che si nasconde dietro le scimmie del pianeta delle scimmie, degli ultimi pianeti delle scimmie, è un bravissimo artista della motion capture. E c'è sta Terry dietro il cane. Cosa
Come sono poi gli altri attori? C'è Karen Gillan, sempre molto difficile da riconoscere per noi che l'amiamo nei Guardiani della Galassia. C'è Omar Sy, c'è Dan Stevens che, vabbè, è un po' un cattivo, un po' troppo esagerato. Se la parte a Chico, il tuo migliore amico, cioè il momento Harrison Ford col cane, è la cosa più carina. Che richiamo della foresta è? Appunto, c'è la dolcezza, si può suonare l'armonica, mamma mia, con la bava insieme a Bach, e poi c'è questa idea, che non so quanto sarà produttiva, di fare un film ad altissimo budget, cercando questo rischio del live action con il cane in CGI, che, ripeto, è abbastanza un problema nelle scene di violenza e azione. È il primo film con il logo 20th Century Studios. Sì, c'è stato tutto un momento di passaggio durante l'acquisto della 20th Century Fox da parte della Disney, e questo film si è trovato in mezzo e sicuramente ha sofferto anche, un poverino questo film, come soffrono sempre film che si trovano, grandi produzioni, perché, ripeto, a Chico è costato 16 milioni e forse è meglio farlo così, il film col cane. Questo è costato 109 e dobbiamo capire se rientrerà. Siamo in un momento in cui molti film hollywoodiani hanno dei budget molto alti e hanno difficoltà a recuperarli, ok? Benissimo, la zampa sulla neve, ah beh, carino, Bach, appunto, funzionano tutte le cose un po' su Pets, sul cane viziato. Bach all'inizio, che c'ha paura che tocca con la sua zampa viziata da cane un po' gaga, tocca la neve con la zampa e così fa, che gli fa freddo. Va bene? Ecco, è un Jack London disneyano con Chris Sanders, che secondo me è molto più bravo dentro l'animazione, ma povero Chris Sanders, è veramente difficile per uno che ha fatto tanta animazione di questo livello. Cioè, questo è un signore che ha scritto Il Re Leone, ha scritto Aladdin, La Bella e la Bestia, ha diretto Dragon Trainer, Lilo e Stitch. È difficile arrivare a fare questo film qua, è molto difficile, ce l'ha messa tutta. Alcune cose sono buone, la seconda parte soprattutto, Harrison Ford e Buck insieme nella catavecchia di legno. Ciao Bettaste, subscribe, be Jack London, è un momento d'oro per Jack London, continua a essere molto davanti ai nostri occhi questo scrittore così misterioso, morto prematuramente, scrittore dal grande fascino come le storie d'avventura che ci ha sempre regalato. Tutto questo, subscribe, be bad, ciao!